Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Alessia e oggi sono qui tornata appunto con un nuovo video. Oggi, raga, sono tornata con un nuovo video. L'argomento sarà lettering, quindi un video tutto dedicato al lettering. Perché? Perché anche se ho fatto study vlog, ho fatto il video del mio metodo di studio, in cui vi spiego comunque bene o male come faccio i miei titoli, quindi come faccio il lettering, mi avete chiesto di fare anche un video solamente, interamente dedicato al lettering. Quindi qui vi spiego proprio come partire, come iniziare a fare titoli in lettering, e come imparare, eccetera. Vi do anche dei consigli, tutto basato sulla mia esperienza. Ovviamente non sono chissà cosa, faccio solamente dei titoli che a me piacciono, sono soddisfatta dei miei titoli in lettering, e mi avete chiesto anche voi tantissimi di impararvi come fare, e quindi sono qua appunto per insegnarvi appunto come fare il lettering e aiutarvi. Prima di lasciarvi il video volevo dirvi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere nessun video, così che arriviamo subito ai 20.000. Perché per chi è nuovo e non lo sa, ai 20.000 mi colorerò i capelli. Il colore lo scoprirete solamente quando uscirà il video in cui me li tingo. Inoltre volevo ricordarvi che domenica 3 maggio ci sarà una live alle 8 e mezza qua sul canale, non ve la potete perdere, e nulla, vi lascio appunto il video. Ok ragazzi, allora quello che ci servirà sarà un foglio. Io userò questo quaderno così a caso. E per iniziare ci servirà anche il nostro cellulare. Andremo su Pinterest, voi cercate il mio nome, mi chiamo, questo è il mio profilo, aspettate, vi faccio vedere. Alessia Trozzi. La bacheca che ci interesserà oggi si chiama Lettering Alphabet. E voi entrate qui, ci sono in tutto quattro alfabeti diversi di lettering. Vi faccio vedere, tipo questo è più, come posso dire, più lavorato. Io vi consiglio per iniziare di utilizzare un alfabeto che abbia sia le lettere quando si scrivono, come si scrivono quando dovete fare le lettere grandi, sia quelle che dovete fare le lettere piccole. Quindi in questo caso questo non andrebbe bene. Adesso che abbiamo trovato i nostri alfabeti, voi potete scegliere qualsiasi quello che vi piace di più. Andremo a prendere, per esempio, che ne so, io andrò a prendere questo perché è quello che uso di più, e me lo tengo qui di fianco e vado praticamente prima a copiare tutte le lettere, faccio tutto l'alfabeto, quindi sia come si fanno quando sono grandi, sia come si fanno quando sono piccole. Ora io non andrò a fare tutto l'alfabeto perché non ho voglia. Comunque, adesso l'ho fatto un po' a caso, voi fatelo per bene, vi fate tutto l'alfabeto, sia lettere grandi che lettere piccole. Adesso vi andrò a insegnare cosa dovete fare. Allora, per esempio, prendiamo una B piccola, ve la disegno ora più grande. Ok, ora che vi ho fatto la B piccola, andremo a imparare quando si deve, quando le righe devono essere più spesse e quando devono essere più fine. Perché, come potete vedere, sul lettering ci sono le righe più fine e le righe più spesse. Allora, sostanzialmente, quando con la penna o con la matita o comunque andiamo in su verso l'alto, le righe vanno fatte fine, mentre quando scendiamo le righe vanno fatte ciccette. Allora, per esempio, qui stiamo salendo, già in questa parte della lettera scendiamo, quindi andremo a fare una sorta di disegno tipo così e continuate. Ok, qui saliamo, ma qui scendiamo. Potete prendere veramente qualsiasi cosa, potete prendere un pennarello nero, un pennarello di qualsiasi colore che vi pare, ed andate a rifare praticamente gli stessi movimenti, solamente che stavolta andrete a colorare così la parte che avete incicciato con la matita. Poi regolate voi quanto volete che la vostra lettera abbia la parte ciccia, molto ciccia. Regolate voi comunque come vi piace a voi. Per esempio, io non scrivo più come in questo alfabeto qua, ma ho tutto un mio alfabeto, diciamo, che ho modificato secondo comunque la mia comodità e quello che mi piace di più. Quindi, ripassando, quando saliamo la riga deve essere fina, quando scendiamo la riga deve essere ciccetta. La cosa fondamentale è che voi vi impariate
queste regole, quindi vi impariate bene tutto l'alfabeto, come si scrive in lettering. Arrivati a questo punto, quando avete praticato un po' di volte così, con questa modalità, andrete a comprare, se volete comprarle, se non le volete comprare potete continuare benissimo così. Sarà un po' più faticoso, nel senso che poi dovete colorare tutte le volte che andrete a fare un titolo, però comunque potete andare a comprare per esempio queste brush pen qua su Amazon. Ora, se lo trovo vi lascio il link qua nella descrizione, perché comunque l'ho comprato un po' di tempo fa, non mi ricordo molto bene come si chiamavano eccetera. Comunque potete cercare brush pen su Amazon. E praticamente le brush pen cosa sono? Praticamente sono delle penne che hanno la punta a pennello. Per un prezzo abbastanza basso, di queste penne ne venivano 4. E ci sono grandezze diverse. Io vi consiglio di prendere un kit del genere, perché comunque non spendete troppo e avete diverse misure di brush pen. Ovviamente per fare i sottotitoli, se volete farli in lettering, assolutamente non potete usare le brush pen che hanno una punta molto grande, perché sennò vi viene tutto un castrotto. Quando avete comprato le vostre brush pen, scriverete qualcosa. Per esempio andremo a scrivere, che ne so, Alessia in matita. Ora ovviamente sto facendo molto a caso. E andremo a prendere una nostra brush pen. E ricordatevi, la regola è: quando salite, ovvero quando avete già imparato il movimento, basta che rimanete con la mano molto ferma e leggera, e poi quando scendete spingete. E quando spingete vi verrà appunto la riga più ciccetta. Quindi appunto ripetiamo come funziona la brush pen. Quando fate movimenti che dovete salire, ok, dovete tenere la mano molto leggera. Quando scendete premete di più. Potete fare anche degli esercizi, per esempio vi fate fare, tipo fate così con la matita, che ne so, e vi esercitate a fare le linee più spesse e le linee più fine. Ora lo sto facendo veramente a caso, quindi non stanno venendo manco bene, però comunque vabbè, pace, ce ne faremo una tantissima ragione. Ok, fa veramente schifo, però comunque potete fare vari esercizi. Se volete sapere le marche delle brush pen, allora ci sono queste, se le trovo vi lascio il link nella descrizione, che sono molto buone, sono state le mie prime brush pen. Però comunque prima di comprarle, mi raccomando, allenatevi molto con i pennarelli o i tratto pen eccetera, perché se poi le comprate, perché usare una brush pen è molto più difficile che magari un pennarello. Quindi prima, se imparate la teoria praticamente, ovvero di cosa dovete fare, quando dovete scendere, quando dovete salire eccetera, sarà più facile. Un'altra brush pen che mi è piaciuta molto, che potete vedere che non si vede manco più la marca perché è talmente tanto usata che veramente poretta, è questa qua della Tombow. La marca è questa qui, non so se la potete trovare su Amazon, io l'ho presa in cartoleria e è l'unica brush pen, l'unica marca. È abbastanza caretta, nel senso che questa qui l'ho pagata 5 euro, solo questa, però comunque ha una penna a pennello, ha una punta a pennello molto diversa da quelle, cioè è molto più morbida, diciamo. Mi ci trovo di più nel fare i titoli con questa rispetto che con queste, anche se queste qui sono molto buone, però comunque questa mi piace di più. E poi c'è anche tipo un pennarellino, in modo che se tipo, che ne so, sbagliate qualcosa o non vi viene qualcosa perfetto o una riga perfetta, ci andate sopra con questo pennarellino e aiuta un sacco. Per il casino qui dietro, comunque volevo dirvi che c'è anche da dire che più la punta della brush pen è morbida, più è difficile fare i titoli, a mio parere, perché comunque la minima pressione che applichi già ti si apre, cioè ti si piega tutta la punta e quindi ti fa la riga più ciccetta. Quindi per fare le linee fine è molto più difficile, però comunque a me piace, cioè a me personalmente piace di più. Però se dovete iniziare, io vi consiglio quelle penne che vi ho fatto vedere prima, perché comunque hanno la punta un po' più duretta ed è più facile utilizzarle. Quando avete comprato già una brush pen nera e avete
capito comunque come funziona, potete andare a comprare dei kit. Per esempio, questo vi lascio il link nella descrizione, visto che me l'avete visto in tantissimi. È questo kit qua. Aspettate, vi diminuisco lo zoom perché sennò non vedete niente. Ok, questo kit qua che ho comprato sempre su Amazon, dove ci sono veramente tantissime brush pen. Ci sono 24 colori di brush pen. Un'altra cosa molto interessante è che anche queste hanno sia la punta a pennello, sia una punta fine, quindi aiutano moltissimo. Quindi ve le consiglio, a me stanno piacendo molto. E le colorate, potete fare i titoli colorati, è più carino. Però comunque credo che per iniziare dobbiate utilizzare appunto dovete comprare tipo una nera e basta. E poi potete andare a comprare gli altri colori. Ora vi farò vedere alcuni schemi con i titoli che vi ho mostrato. Per esempio abbiamo questo qua, Prima Guerra Mondiale, con un titolo, ancora qui non avevo comprato quelle colorate, perché quelle colorate mi sono arrivate tipo una settimana fa. Anche questo, di Alessandro Manzoni, America. Questo qua invece l'ho presa da una mia compagna di classe, l'ho presa in prestito e ci ho fatto solamente questo titolo. E poi per esempio questo titolo qua l'ho fatto con voi. Ok raga, praticamente questo è quello che sono i passaggi che ho seguito io quando ho iniziato a imparare il lettering. Io ho imparato totalmente da sola, senza nessun video eccetera, perché non lo so, perché sinceramente ho imparato appunto guardando su Pinterest eccetera. Vi lascio comunque ancora il mio profilo qua da qualche parte nello schermo. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun video, così che arriviamo subito ai 20.000. Seguitemi inoltre su tutti i social che come al solito trovate nella descrizione. E nulla, vi mando un bacione e noi ci vediamo tutti i giorni tranne il sabato e la domenica alle 2 con nuovi video qui sul canale. Ciao!